Da martedì 31 ottobre a domenica 5 novembre è tornata la tradizionale festa invernale dei Ludalfin, la 27esima edizione, la sesta Uvernada. Ha segnato novità rispetto al passato e ancora pubblico in crescita. Dall'anteprima al Teatro Concordia di Venaria con la paranza del Geco e il Gran Baldab, passando dal Teatro Comunale al Palazzetto di Saluzzo, dove, aperti da Bunna e Madaschi e dal loro Africa United System of Sound, sono arrivati gli ospiti internazionali di quest'anno, i Dubioza Collective, il gruppo più famoso in Bosnia Erzegovina. Nati nel 2003 dalla necessità di dar voce alle problematiche sociali del loro paese e dall'esigenza di portare fuori dai confini nazionali le tradizioni balcaniche spogliate dagli stereotipi conosciuti, i Dubioza non sono la solita band di musica balcanica, ma creano un'esplosiva miscela di testi sociali, attitudine punk e influenze elettroniche. Il sabato sera è stato come da tradizione la serata dedicata al concerto dei padroni di casa, dei festeggiati, il gruppo patriarca della musica occitana rivisitata e attualizzata. Ma prima dei Ludalfin, anche qui come da tradizione, gli ospiti sono stati molti. Dall'entroterra di Nizza, i Fifrese Tambour du Pays Nissard, dalla Valsusa agli Outrechant, le star del Balletti d'Oltralpe, Castagna e Vinovel, e dalla Val Vermenagne e Sonadors. Domenica c'è stata la maratona del ballo con i varaitini Paure Diau, i provenzali Benacqui e il trio Patrick Buffard, capitanato dal Ghirondiro, che ha rivoluzionato il metodo bourbonois di suonare la ghironda. Come ogni anno, i Ludalfin hanno consegnato la targa mestre, l'annuale riconoscimento per una personalità che si sia particolarmente distinta nello sviluppo, nella diffusione e nella difesa della cultura occitana. Quest'anno il gruppo capitanato da Sergio Berardo l'ha assegnata alla Valsusa e al movimento Notav. Alla gente della Val de Suso, per lo coraggio e la coerenza che ha mostrato in questa battaglia contro l'Utav. Saluto e la dignità di tutte le montagne. Sempre sì, Ludalfin. Sementare sì, e sementare sì per Bazze, perché noi sbattuma contro il signor La Piano, coi cavallo portene via la montagna. Ma questa onorificenza, questa targa, questo riconoscimento, noi lo vogliamo, come genti della Valsusa, dedicare a tutti quelli che in tutti i posti, in tutto il Piemonte, in questi giorni hanno difeso la montagna, hanno difeso le valli, hanno difeso le case dal fuoco. E qui abbiamo una rappresentanza dei giovani che domenica hanno salvato le borgate di Mopantero. Questa è la Valle di Susa, questo è lo spirito della montagna, questo è lo spirito di noi, degli occitani dell'Occitania. Noi resisteremo un minuto in più di loro, sementari sì e resteremo sempre. Ed ora appuntamento all'Uvernada d'inizio novembre del 2018.